aiutarci a scrivere questa lettera, signori, parlo di Natalino Balasso! Allora... Buonasera, Vinicio! Non aveva ancora detto una parola. Ah? No, niente, dicevo... Allora, a proposito, hai aggiustato questo computer? No, sto ancora usando quello della Lurido Film. Quello che nelle pause che loro fanno i film porno, io scrivo col computer. Tanto un'indiscrezione tra noi che siamo colleghi in un certo senso, no? Possiamo dirci... Che lo so! Ma no, nel senso di attore. Ma no, pensavo! Non specificamente. No, dicevo, ma nelle pause tra un film e l'altro porno non riesci a rilassarti. No, ma io... Poi guarda, loro fanno quei passatempi che mi piace un po', fai il gioco della bottiglia, quelle robe che... Cioè che devi mettere la bottiglia sul tavolo e girarla? Sì, ma loro non la mettono sul tavolo, la girano, ma... Va bene, non rilassatevi, sempre concentrati, mai rilassarsi. Allora, tu scrivi queste lettere, diciamo, col sistema Word 2000... Professional! Solo che loro ci hanno messo dentro un programmino che serve proprio per fare i dialoghi dei film porno. Perché gli attori film porno non è che si ricordano i dialoghi a memoria. Vanno un po' a braccio, E improvvisano, diciamo, all'improvviso. All'improvviso, delle volte, che ti leghi le scarpe. Arriva brusegato senza che nessuno l'ha chiamato, tra l'altro, quel vigliacco maledetto. È un scandalo. Vabbè, un scandalo. Scandalo. È un scandalo. Scandalo. Come stanno dicendo la stessa cosa, figlio? E quindi questi dialoghi? Ah, questi gli stavi dicendo? Allora, abbiamo messo, perché loro, insomma, non sono capaci di dire i dialoghi. E il massimo fanno... Vabbè, abbiamo capito. Dai, vigliacca maledetta, lurida, infame. Suoni onomatopeici, diciamo. Inaffidabile, insomma. Ecco, diciamo che loro, questo programmino qua, traduce i mugoli in dialoghi. Per esempio, se un'attrice dice, ah, sì, il computer legge sì e ci aggiunge trivellami come un pozzo petrolifero dell'Arabia Saudita. Se un attore, per esempio, dice vieni, il computer legge vieni e dice spalancati sesamo, vabbè, che sto arrivando con tutti i 40 ladroni, sto arrivando. Vabbè, il concetto è chiaro. Ci dà le traduzioni. Come si chiama questo programma? Si chiama Pornizer 2000 Professional. Anche lui è professionista. Pornizer. Lo conosci anche tu? Ho immaginato. Comunque, sentiamo questa lettera che hai scritto a... Sentiamo sta lettera. Allora. Dunque, egregio capo delle Nazioni Unite, molto unite, accoppiate, ammucchiate, ingroppate, proprio col Messico che va dentro alla Virginia, addirittura, ma robe! Ah, Lucia! Hai usato... È stato Pornizer che è entrato in Nazione, ha letto Unite e è entrato in Nazione. Vabbè, dunque, le Nazioni Unite, Kofi Annan. Annan. Ah! È Pornizer che no, entrata, hai ragione, c'è scritto Annan, mi sono sbagliato io. Vabbè, succede, ah? Vabbè. Dunque, Annan. Kofi Annan. Nan. Salute. Dunque. Allora. Tu se vedi queste parole, comunque, se devi scrivere al Presidente degli Stati Uniti, cerca di edulcorarle. Mi dissocio da questa trivialità, Vinicio. Io ho detto edulcorarle. Dunque, allora. Signor Kofi, le scrivo questa lettera. Si chiama Annan. Ah? Annan. È video sto. Le scrivo questa lettera perché sono preoccupato. Sì, trivellami come un pozzo petrolifero dell'Arabia Saudita. È stato Pornizer. Sì, non devi mettere sì. Ha detto sì. Sì, non devi. È venuto Pornizer. Che brutta immagine, dai. Vabbè. Certo, signor Kofi, lei... Annan. Ah, Annan. Allora insisti. No, è così sono. Lei potrebbe obiettare, ma proprio tu mi vieni a dire spalancati sesamo che sto arrivando con te. Non ce la faccio più questo programma. La lettera, l'hai scritta, no. Era tardi, non sono riuscito neanche a finirla. Natalino Balasso.